Qualche notte i cannoni facevano tremare fino la casa. Una sera cominciarono che pareva venissero giù anche i coppi della casa. Mio nonno ha voluto andare a vedere, anche mia nonna e anche io, su per la campagna, fin dove si vedeva bene il Monte Grappa. I soldati lassù sparavano il cannone a più non posso e sulla montagna si vedeva tutto fuoco e pareva che tremasse fin tutta la terra. A me piaceva vedere, ma avevo anche paura. Mio nonno continuava a dire che inferno, che inferno, e mia nonna piangeva e non finiva mai di dire pori fioi, pori fioi. Io non ho più visto una cosa così spaventosa. E siamo andati a casa e per strada dicevano orazioni per tutti i soldati che morivano e per quelli che erano feriti e che tribolavano, magari senza un braccio o senza una gamba.